Buongiorno signore e signore, mi chiamo Zagaria Iago, indossatrice di kimono. Adesso cominciamo vestizione di kimono. Mi capita di vedere, specialmente la domenica, passeggiare persone in kimono e in abiti. Vestire un kimono una donna sola difficilmente ci riesce. Ci riesce lei perché ha fatto questa scuola e lo sa indossare ad altri. Ma una donna normalmente da sola non si sa vestire. Il kimono da donna è composto da 12 parti separate. Si chiama Somme in giapponese. E poi questo un tipo, un altro tipo, e prima di fare stoffa fanno i tinti in filo e poi si trama il disegno, così. In questo caso si usano i fili colorati di diversi colori per ottenere il disegno nel tessuto finale. E serve per non sporcare il kimono vero, che ha un valore enorme. Prima di metterle poi questo vestito, Ayako le ha fatto indossare un complemento, si chiama un complemento dell'abbigliamento. In questo caso ha ingrossato la vita, il contrario di quello che facciamo noi, che stringiamo la vita, tiriamo fuori il seno. Nel canone giapponese no, allargano la vita, schiacciano il seno in modo da avere una figura il più possibile regolare, raffissata, in modo tale da arrivare alla lunghezza giusta. Ci sono vari sistemi di fissaggio, qui lacci elastici, questo, sono tutti accessori che servono per modellare sul corpo della modella. Vedete che ha raggiunto la lunghezza giusta? I kimono da donna sono più colorati, quelli da uomo sono più... Vedete anche le pinze che usa Iaco per tener fermo... Fai vedere le pinze, Iaco? Adesso? Perché il tessuto è sempre di solito più prezioso. Lo stesso... Stringi. Si tende a schiacciarlo, non si deve vedere. In questo caso diciamo che per fare un kimono occorre un rotolo di tessuto lungo 12 metri, però largo 36 centimetri. Queste strisce di 36 cm sono tutte cucite a mano, sono dei rettangoli in sostanza. Allora, adesso abbiamo fatto complementi per mettere un po' di spessore. E perché corpo? A cui bisogna stare un po' attenti secondo l'altezza della persona è questo, che la manica non sia troppo lunga a coprire troppo la mano. Mentre la lunghezza a terra non ha importanza, perché lei adesso lo drappeggerà e rimborserà con l'aiuto di queste cinture elastiche e lo renderà di misura esatta. Quelli degli uomini magari variano un po' la misura, perché ci sono gli uomini più o meno robusti, però la larghezza è tanta. Vi abbiamo detto allora che viene ricavato da un unico rotolo di stoffa di 12 metri
e largo 36. È molto rigido. L'Obi, lo stesso Obi può andare bene per più di un kimono, è sufficiente alle volte per armonia, si mette insieme per armonia o anche per contrasto di colore. Può essere completamente diverso oppure potrebbe anche essere di colore che si abbina. In questo caso l'oro con il blu è un contrasto armonico. E ci sono degli obi che costano più di tutto il kimono messo insieme. Adesso lo sta girando intorno al corpo piegato a metà, invece quindi quei 15 centimetri, quei 30 centimetri di partenza sono diventati 15, poi diventeranno di nuovo 30 per fare la parte fiocco. Mi chiedo come abbia fatto a vestirsi da sola. Che serve soltanto per dare volume, per riempire un po'. Anche quel cordone che sta stringendo è tutto di seta. Adesso toglie quello che era provvisorio e cerca di nascondere il superfluo, si deve solo intravedere questa fascia di sostegno. Ecco qui. Dietro e quasi ci siamo.